Aspetta, però me la ritrarò. Vai. Le donne sono esseri straordinari, hanno una marcia in più in tutto, tranne in una cosa, spiegare cos'è il fantacalcio e cos'è il fuorigioco. Le donne che capiscono di fuorigioco, io ancora lo devo capire, figuriamoci le donne. Ci ho rinunciato sia con mia mamma che con mia moglie. Non ce la faranno mai. Vediamo come se la sono cavata, il fantacalcio. Che cos'è il fantacalcio? No, il fantacalcio non lo so che cos'è. Che non conosco il giocatore, non conosco niente. È un gioco stupido dei maschi. Penso che si gioca a coppia, no? Si gioca a comitiva. Si fa un'asta, si comprano i giocatori. È un gioco in cui si mettono le persone. Ti puoi comprare i calciatori che vuoi, ti puoi fare la squadra che vuoi con i calciatori che vuoi. Per esempio, io metto Mertens nel fantacalcio. Dopo, diciamo, fanno i scambi. Tipo così, poi si segna, vengono, non so. La squadra più forte che fa più punti vince. E come si fanno i punti? A seconda del voto che i calciatori prendono durante le giornate, prendono dei punti. Chi è più forte, chi fa più assist. Bravo. Cos'è un assist? Per esempio Insigne fa l'assist e Mertens segna. L'assist è quando è un buon passaggio. Solo così. E quando io passo la palla a uno e l'altro te la dà. E poi si vince? Poi si vincono i soldi? No, perché i soldi sono finti. Ma facciamoci dare qualche consiglio, magari fungono da amuleto. Su chi scommettereste quest'anno al fantacalcio? Dico Dybala. Montolivo. Buffon. Chi prenderebbe al fantacalcio quest'anno? I don't understand, sorry. Ah, Nagatomo, ok, vabbè. E ora vediamo il fuorigioco. Cos'è fuorigioco? Il fuorigioco? Penso che il fuorigioco per le donne sia tipo come i misteri di Fatima. È una di quelle cose che le donne non potranno mai capire. No, non te lo so spiegare così. Non me lo so spiegare. Il fuorigioco è quando l'attaccante supera una linea. Fuori gioco è quando io sto fuori dalla linea. Fuori la linea. Oltre una linea. Quando un calciatore sta fuori dalla linea. Della palla fuori dalla linea. Che linea? È la linea della porta. La linea dei difensori. Cioè praticamente Rosy, mia sorella. Ok? Io devo segnare dietro di lei. Cioè se va davanti è fuori gioco. Cioè il calciatore sta qui e un altro sta qui e quello che lancia la palla da qui a qui, se sta un altro di un'altra squadra in mezzo è ok, se non c'è non è ok. Allora mio padre me l'ha spiegato, quando stai in un negozio, se tu passi con qualcosa che non hai comprato oltre l'uomo e la sicurezza, quello è il fuorigioco. Quindi in buona sostanza tu che cosa pensi di questa passione degli uomini per questo genere di cose? Ma che dovrebbero appassionarsi più alla figa perché stanno diventando tutti froci. Perdono tempo, sono tutti applicati, troppo applicati. Appassionatevi alla figa, grazie, siamo in carestia. Vabbè, ma d'altronde il fantacalcio è solo un gioco, no? Serve a giocare. A giocare? Io vorrei giocare con un'altra cosa, ma lasciamo stare. No, però se c'è Borriello mi piace Borriello. Ti piace Borriello? Se c'è Borriello sì. Quindi se tu facessi il fantacalcio... Prenderei Borriello, sicuramente. E dove lo prenderesti Borriello?